In aula mi sono occupato della parte di elettroforesi del DNA e di estrazione del DNA. Quindi l'estrazione del DNA è stata fatta attraverso un protocollo di prelievo della saliva dei ragazzi e poi attraverso l'utilizzo di vari reagenti, vari composti, è stato isolato il DNA dalle cellule che sono state raschiate dal palato, dalla bocca dei ragazzi e poi è stato reso visibile anche ad occhio nudo attraverso una precipitazione in alcol. E, mentre per quanto riguarda le elettroforesi, allora abbiamo preso un campione di DNA che è stato caricato, quindi messo diciamo su un gel di un materiale che si chiama agarosio ed è stato fatto migrare in un campo elettrico in modo da poterlo separare in diversi frammenti e renderlo visibile. I ragazzi sono stati sicuramente molto interessati all'argomento. Chi era più interessato e chi secondo me c'è stato chi forse era già aveva già l'idea di intraprendere un percorso scientifico, che faceva domande molto mirate e anche con dei andando a percepire dettagli tecnici veramente che io mi sarei aspettato. Altri invece erano un po' più turbolenti e quindi sicuramente è stato un po' più difficile interagire, però devo dire in generale sono stati tutti molto interessati, anche perché penso che fosse la prima volta che vedessero, cioè che partecipassero a un laboratorio didattico con un'esperienza così mirata e così pratica di fatto. Quindi, cosa penso di aver insegnato? Spero che loro abbiano, che penso sia la cosa più importante, ricevuto una spinta in più, una motivazione, o abbiano capito che la scienza è anche interessante e non è noiosa. Loro mi hanno sicuramente aiutato molto a calibrare il mio linguaggio e a capire come uno si deve rivolgere a un pubblico che non è un pubblico che mastica scienza tutti i giorni, perché io non avevo mai parlato di scienza con ragazzi così giovani, quindi questo è stato sicuramente molto utile anche per me. Se mi dovesse ricapitare l'occasione, sì, lo rifarei, perché è stata davvero una gran bella esperienza e mi sono anche divertito.